un atto e un'iniziativa amministrativa che noi abbiamo fortemente voluto, cioè quello del registro delle unioni civili. L'abbiamo detto in campagna elettorale, l'abbiamo attuato subito dopo che ci siamo insediati nel palazzo della città. Riteniamo di interpretare una volontà diffusa nella città e nel paese. L'abbiamo deciso, devo dire, rapidamente, nel senso noi in giunta eravamo tutti d'accordo, anche il Consiglio Comunale ha scritto una bella pagina. Napoli è una città che è molto avanti culturalmente, so che altre città hanno fatto un po' più di fatica ad attuarle, però hanno seguito l'esempio anche napoletano. Del resto la nostra delibera l'abbiamo inviata a diversi miei colleghi, tra cui all'amico Giuliano Pisapia, dove anche c'è stato finalmente l'introduzione del registro. Oggi quindi do il benvenuto nella sala della giunta del Palazzo San Giacomo delle persone qui presenti, che adesso indicherò per nome e cognome, e dico loro solamente una cosa. L'ho detto ieri che ho celebrato, perché mi sta capitando anche di questa nuova esperienza di celebrare matrimoni, un matrimonio civile al Comune di Napoli. Ho detto che per me non c'è differenza, io mi sono sposato in chiesa, ma per me non c'è differenza tra un matrimonio religioso, un matrimonio civile, le coppie di fatto. Per me quello che conta è che due persone che si amano si incontrano e che nella loro vita mandano pensieri, messaggi e segnali di amore. Quindi questo è l'incontro tra due persone, quindi noi vogliamo favorire questo. Per noi la diversità è una ricchezza e non è un qualcosa di pericoloso come altri. Quindi oggi siamo importanti e contenti di dare il benvenuto a Fabrizio De Iorio e Luca Dauria, ad Antonio Tuzzi e Ida Veneziano, ad Antonio Russo e Patrizia Capozzi, a Giovanni Improta e Patrizia Pigliore. Benvenuti al Comune di Napoli. In bocca al lupo per il futuro e per quello che potete fare per voi stessi, per chi vi ama e per la nostra città. Grazie. Questo è il registro, quindi questo è il registro nel quale siete annotati tra i primi, quindi avete anche questo onore, ma direi anche onere, di portare questo messaggio importante. Ringrazio anche ovviamente gli amici e colleghi della Giunta che hanno contribuito, Pina Sommasilli, Roberto Lucarelli, Bernardo Duccillo e ovviamente tutti gli altri dirigenti, funzionari qui presenti che hanno voluto fortemente anche questa iniziativa, che ripeto non è solo simbolica, voglio dire non è solo simbolica, come non è solo simbolica la cittadinanza onoraria che stiamo per dare ai figli degli immigrati, non sono leggi perché non abbiamo potere di legiferare, ma sono atti politici che hanno anche contenuto amministrativo, perché ne conseguono diritti, doveri, possibilità, opportunità, è un insieme tra diritti civili e diritti politici. La Costituzione deve vivere così, noi la vogliamo far vivere convinti che oggi i municipi e le città possono scrivere pagine importanti, probabilmente anche per dare un po' di stimolo ai nominati che ogni tanto si addormentano. Quindi da questo punto di vista credo che sia non solo un fatto simbolico ma un fatto importante. Se verrà accolto anche a livello nazionale con una legge siamo tutti più contenti, così come aspettiamo tutti quanti la legge sulla cittadinanza ai figli degli immigrati. Sono cose importanti che sono scritte del resto in Costituzione, la Costituzione va vissuta. Quindi questo è il registro, farebbe piacere fare una foto con voi, devono venire a firmare, quindi immortaliamo quest'atto, prego. Ma chi è sposato poi si può scrivere come registro? No, registro. No, non conosce le cose. Non sentitemi di scherzare un po'. No, qua. Grazie.